Non è affatto vero che un ospedale di provincia non possa rappresentare un'eccellenza in Italia. L'eccellenza in questione è il reparto di gastroenterologia endoscopica del Mazzini di Teramo, diretta da un giovane primario di origini siciliane, Carmelo Barbera, che in pochi anni ha rubato la scena a grandi centri italiani. L'interventistica eseguita dallo staff di Barbera è estremamente innovativa, soprattutto quella relativa alla diagnosi e stadiazione dei tumori delle vie biliari e in particolare del pancreas, una frontiera che dà qualche speranza in più a questi pazienti. Oltre a erogare le prestazioni di primo livello, quindi gastroscopie, colonoscopie e visite gastroenterologiche che rappresentano il primo livello che viene insomma erogato da tutti gli altri servizi di endoscopia, questo servizio si sta ulteriormente caratterizzando per l'approccio interventistico, soprattutto in ambito biliopancreatico. Siamo credo i primi in Abruzzo ad aver introdotto la possibilità di utilizzare la colangioscopia digitale diretta con la possibilità di diagnosticare i tumori delle vie biliari direttamente mediante l'approccio endoscopico proprio all'interno delle vie biliari, di fare delle biopsie mirate, di trattarle con la radiofrequenza oppure di trattare i grossi calcoli superiori ai 2-3 cm con dei particolari laser che vanno ad olmio oppure con l'elettroidraulica. Oggi noi abbiamo la possibilità di trattare le neoplasie solide del pancreas mediante la radiofrequenza eco-endoguidata, di eseguire quella che viene chiamata neurolisi del plesso celiaco nei pazienti che hanno dolore conseguente a una neoplasia pancreatica, e di trattare eventualmente l'ittero, cioè la colorazione gialla della pelle dovuta al fatto che queste neoplasie molto spesso danno una compressione sulle vie biliari e quindi i pazienti diventano gialli per questo. E poi c'è uno studio unico in Italia presentato recentemente nel corso di un convegno a Marsiglia, dove Carmelo Barbera ha portato decine di casi di pazienti trattati a Teramo con l'innovativa tecnica salvavita, basata sul mettere in comunicazione la colecisti con il duodeno per far scaricare la bile infetta. Anche un ospedale di provincia può essere un'eccellenza. Assolutamente sì, questo è un ospedale che adesso si sta caratterizzando ancora di più con una chirurgia che con l'avvento del nuovo primario di chirurgia che ha portato interventi sul comparto biliopancreatico che prima non venivano eseguiti. E sono due branche che vanno a braccetto. Efficienza e innovazione potranno far diminuire le liste di attesa dell'ASL di Teramo? Sì, assicura il primario Barbera. Abbiamo però bisogno di altri infermieri.